Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Definito il calendario dei lavori delle commissioni dell'Assemblea sull'esame del bilancio regionale e dei documenti finanziari. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. I lavori sul bilancio e legge finanziaria sono ripresi dopo, diciamo, uno stop dovuto al fatto dell'incertezza particolare dei saldi e trasferimenti dello Stato. Sono fiducioso quindi che si possa rispettare i tempi, anche perché l'obiettivo è quello di dotare la Regione Piemonte di una legge di bilancio e di una legge finanziaria entro il prossimo 30 aprile. La prima commissione, dopo le relazioni degli assessori per singole materie, ha proseguito l'esame di norme ed emendamenti collegati alla finanziaria 2013. Il provvedimento prevede risorse per circa 11,3 miliardi di euro, di cui circa 10,2 miliardi di fondi regionali. Angelo Burzi, Presidente Prima Commissione. Credo che nell'ambito della settimana finale del mese di aprile i documenti verranno rilasciati al Consiglio, onde procedere pur tardivamente all'approvazione, mai come quest'anno indispensabili data la situazione di grande difficoltà che la Regione Piemonte ha nel suo complesso. Aldo Reschigna, Partito Democratico. Aumentano la pressione fiscale, riducono il diritto della mobilità sulle politiche sociali e su molti altri settori. Credo che questo documento rappresenta il passaggio più delicato e più difficile di questa amministrazione regionale. Un momento di confronto tra enti che in Piemonte si occupano di spettacolo, teatro, danza, cinema, musica, biblioteche, musei e le istituzioni pubbliche. Questo è l'obiettivo degli Stati Generali della Cultura, decisi in commissione dopo l'audizione dei rappresentanti del mondo culturale piemontese che dà lavoro a 37.000 persone. Giampiero Leo, Popolo della Libertà. Questa proposta della Commissione e delle stesse associazioni è stata condivisa unitariamente, insieme all'impegno di difendere il bilancio della cultura sui livelli dell'anno scorso. Mauro Laus, Partito Democratico. La cultura è un comparto che risente la crisi ancora di più per i due aspetti, uno per quello produttivo e l'altro per quello sociale, della crescita interiore del paese e delle persone. Cerimonia di premiazione a Palazzo Lascaris per i vincitori della 32esima edizione del progetto di storia contemporanea. Promosso dal Comitato Resistente Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha coinvolto 668 studenti di 47 istituti superiori piemontesi. Gli studenti vincitori parteciperanno ai viaggi di studio in alcuni luoghi della memoria, in Italia e in Europa. L'intelligenza alimentare, ovvero la consapevolezza di quel che mangiamo, e il ciclo di incontri in calendario tra aprile e maggio alla Biblioteca della Regione Piemonte. 4 le conferenze in programma all'insegna del consumo consapevole. Dettagli su www.cr.piemonte.it. Fino al 22 maggio, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale, la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. L'allestimento propone una serie di oggetti appartenenti al museo che illustrano la lavorazione degli ombrelli e un gran numero di cartoline e stampe d'epoca. È tutto dal Consiglio regionale. A risentirci tra 2 settimane. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.